Buonasera amici del Bar Capri, buon venerdì a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera a fianco a me ho Pierpaolo Bisogno. Io avrò bisogno di te proprio stasera, che battutaccio. Benissimo, sono molto contenta di averti qui, avere la possibilità di fare quattro chiacchiere. Tra l'altro per la prima volta credo di aver visto questo strumento proprio qui al Bar Capri, quindi per me ti farò domande più che altro di curiosità. Pierpaolo ha iniziato prestissimo, è salernitano, ha iniziato molto presto, hai scoperto le tue attitudini musicali veramente da giovanissimo, piccolissimo, e poi comunque hai approfondito i tuoi studi, ovviamente in maniera classica, no? Studiando al conservatorio, e poi subito ovviamente il talento che hai è meraviglioso, ti ha portato a fare delle grandissime esperienze fuori, hai collaborato con tantissimi musicisti. Ma stasera sei qui al Capri e mi piacerebbe che tu mi parlassi dei tuoi inizi, di come si fa a scoprire poi un talento così presto, chi è stato, no, a indirizzarti anche alle percussioni. Nessuno, non ho scoperto da solo, che mio padre della disperazione a 5 anni ha portato a scuola perché stavo per distruggere qualsiasi cosa che poteva essere percossa per casa, e quindi diciamo, mi hanno solo seguito nella mia volontà, non hanno faticato nel capire che facevo il musicista. Mica poco, guarda, non credo sia così facile. Però dai, comunque non si sono dovuti impegnare a dire questo che vuole fare, era abbastanza monotematico, sì, è deciso, da piccolo, questo e basta, poi approfondito nei vari campi, però sempre questo. E come sei arrivato a questo strumento, che il vibrafono si chiama? Sì, guarda, il vibrafono alla fine è comunque uno strumento a percussione, diciamo, penso, io sono partito come tutti con la batteria, pur continuando sempre a suonare, a studiare, poi sono passato alla percussione, poi mi sono avvicinato a 14 anni grazie al piano e al vibrafono, e quindi diciamo, ho trovato una bella sintesi tra percussione, armonia, melodia. È quello che forse mi rispecchia di più, pur amando gli altri strumenti di percussione che suono sempre, però diciamo che l'identità maggiore questa è trovata lì. Ci sono similitudini col pianoforte? Certo, perché comunque ha un'estensione di 3 ottave, puoi mettere gli accordi, c'ha le note, sì. Se avevo delle dita giganti potevo suonare le dita. Giustamente. La differenza, prima parlavo con Carmine, no? Perché ovviamente è uno strumento che si fa notare, no? Le dimensioni. Passa, c'è chi chiede il gelato, chi pensa che sia i mortaretti per le feste. Sai, metti i mortaretti e scade, invece poi alla fine. Qualcuno lo ricorda? Ah sì, mi ricordo, lei è un empro, cose di 100 anni fa si ricordano. Vabbè. Perché effettivamente comunque non è così usuale trovarlo, no? Pure nei gruppi. Non è usuale qui, ovviamente, è uno strumento molto americano. Certo, e quindi diciamo a New York non lo trovi anche già in un locale spesso, come un pianoforte. Qua fanno quello che sanno così. E lo confondono sempre con lo xilofono, che invece è un altro, è una musica classica. Le differenze, che quello io parlando con Carmine, no, mi diceva che invece lo xilofono è quello con i tasti, si chiamano tasti di legno. Tastiera di legno, sì. Guarda, lo xilofono, non so se ti ricordi, tutti i film di Totò, sono le musichette degli inframezzi da una parte all'altra, quando lui ruba i soldi sotto la mattonella, è lo xilofono. Ma... E poi vedevo, le bacchette. Le bacchette sono ricoperte da una sorta... Mallet in questo caso particolare, perché sono ricoperte da questa lana, che ormai da anni faccio io, ormai non le compro più, sono diventata una ricamatrice. E hai visto, ti viene bene pure questo tipo di lavoro, le notavo prima, hanno una trama, non... Senza mizzo, che era ragazzina da vendere. Poi invece suonando tanto si rovina. Ce ne avrò un 100 paia, però qua sono sempre quello che stiamo. Una volta ci metto 4 ore, poi ci metto un'ora. Velocissimo. All'occorrenza tu giri non solo col vibrafono, ma pure col gomitolo. Sì, infatti il dito rimane così certe volte.
hai, come dicevo prima, hai fatto, hai un, io ho visto la biografia, ma un elenco lunghissimo di collaborazioni, no, di eventi importanti a cui hai partecipato. Ma io chiedo sempre se c'è stato un momento particolare su un palcoscenico accanto a un altro musicista che ti abbia segnato particolarmente. Ma forse uno, non lo so se in particolare, certe volte può risultare anche una serata in un modo particolare in un club famoso o meno, però diciamo forse quando la prima volta che ho suonato a Montreux o la prima volta che ho suonato a Nord, sì, con varie formazioni, là forse è stato il momento più cazzo, cazzo sono a Montreux, sono a Nord, sì, cioè, comunque prima di me c'era Gary Barton, dopo c'era io, che non è la stessa cosa, però non ho mai treno avanti, sono già 70, a parte tutti i resti, però diciamo se poi qualche che ne so, l'Arena di Verona quando mi è capitato, quando abbiamo fatto con Mario Biondi, allora è stata una bella sensazione, sì, ci sono state le cose. Diversi momenti, anche che ne so, in campo televisivo, l'ultima volta che ho suonato con Pino Daniele, 4 anni fa, prima che morisse, quindi c'ho il ricordo, c'ho anche la registrazione. Sono diverse, sensazioni diverse, che là ricordavo io che ero ventenne con le percussioni, in un'altra parte. Sono una che si splitta, sono come una tastiera. Quando cambio personalità le sensazioni cambiano, se no ci annoiamo. Assolutamente, credo sia necessario, soprattutto nel vostro mestiere. Sì, penso di sì, almeno in questo sì. L'appiattissi può rovinare proprio la personalità di una persona. Assolutamente. Un album a cui sei affezionato? In e Out di Joe Anderson. È un brano, no, una persona, un ragazzo che si sta approcciando per la prima volta alla musica, un brano, un album che consiglieresti, no, importantissimo, fondamentale per la sua cultura? Uno è un po'. Non ne riesco a consigliare uno. Io dico che tutti quelli che si avvicinano al jazz secondo me dovrebbero ascoltare molta big band, perché è l'animo della melodia e ti avvicina in un modo più sereno. Certo, se uno non ha mai ascoltato jazz, dico ascolta il disco che ho detto prima, quindi altro dice ah questo è jazz, ok, ciao ragazzi. Cioè, quindi necessario proprio entrare nell'anima del jazz, che era una musica da ballo. Poi i bopper senza stop, ascoltate, e l'hanno fatto il danno che si è perso il 70% del pubblico. Diciamo che non c'è un disco particolare, sicuramente molti dischi di Bill Evans. Che bel consiglio. E tu insegni anche, vero? Ancora, io ho letto che al conservatorio qui a Salerno o ad Avellino? Io insegno a Pescara, fisso diciamo, poi c'è il conservatorio qui a Salerno, c'è dei ragazzi che li bravo e basta. E com'è questa esperienza? No, è una delle esperienze che uno può sempre fare da ragazzo, con dinamiche diverse pensavano a te, poi invece poi ti rendono una società diversa, però diciamo che è una bella esperienza, mi piace insegnare proprio ai ragazzi, cioè, è una cosa che mi piace trasmettere, non solo suonare, anche insegnare, preferisco suonare ovviamente, però diciamo il compromesso migliore è anche quest'altro, per adesso stanno insieme, quando uno si è fatto vecchio rimane solo l'altro. Sì, il vibrafono è faticoso, percussioni, la batteria meno, ma il vibrafono è molto faticoso. Qual è la differenza? Immagina la differenza di tanti tamburi piccoli con tante note, vai là a colpire e beccali, questa è la differenza. Cioè sono due cose diverse, due concentrazioni diverse tra la batteria e il vibrafono. Non uno toglie la difficoltà dell'altro, però è diverso, è faticoso. Ma partecipa solo gli arti superiori? Tutti i solisti, le cose solistiche sono faticose. Anche un sassofonista, una tromba è faticoso. Ma questo di più perché non c'è solo, c'è l'aria, c'è la spinta, il corpo, c'è la postura strana. E poi alla fine di tutto lo devi portare via. Infatti, anche il peso. Buonasera, e chiude. A me è bene che adesso è solo questo, in passato erano questo, la marimba, la percussione, uno sfratto. Carando è stato più furbo, l'ha lasciato qua. Lui è stato al top però, ha capito tutto. I prossimi progetti, se stai lavorando a qualcosa di tuo, qualche... Sì, sto terminando, dovrei terminare un mio disco in trio con un po' di ospiti che sto facendo a Roma con
Pietro Iodice e Luca Bulgarelli, e poi dovrebbe uscire un disco per settembre con un altro mio amico, che si chiama Rocco Zifarelli, un chitarrista, Davide Sorrentino e Pistoiesi alla batteria. Insomma, tutte cose che fra estate e settembre. In bocca al lupo. Grazie mille per Paolo Bisogno, grazie mille veramente, grazie a tutti. Ovviamente io vi lascio nelle splendide mani di Carmine Cataldo al pianoforte, Francesco Maiorino al contrabbasso, Stefano Dallafiore alla batteria, Pierpaolo Bisogna al vibrafono. Grazie mille, buona musica, e continua comunque ancora la mostra Ossessioni. Grazie ancora, buona arte e buona musica a tutti.